Io ancora ricordo il giorno, quando è finita la scherma, che dicevano: no, ragazzi, che Olimpiadi deludenti queste qua, che Olimpiadi deludenti. Non l'avessi mai detto, non l'avessi mai detto, chiedo scusa. Mamma mia, grazie Antonella, grazie tutti, grazie Atleticam, chi l'avrebbe mai detto? Vedo che mi ci vogliono sporciare, vedo che scorso che c'è un nuovo video. Quarto oro dall'Atletica, ottavo in questa edizione, eguagliamo Rio, eguagliamo il record di Roma 1960 e Los Angeles 32, se non ricordo male. Non ci credo, non ci, no, no, ragazzi, questo qua non, cosa stiamo facendo? Cosa stiamo facendo quest'anno? Cosa stiamo facendo? Fate marcia, fate sport, fate qualsiasi cosa. Che bello, mamma mia, mamma, ottava medaglia, 8 ori, 10 argenti e 18 bronzi. E non è ancora finita, perché tra poco c'è Chamizzo, potrebbe ottenere il 19° bronzo e quindi superare anche il record di medaglie all time per l'Italia. Ragazzi, non ho più parole, e non è ancora finita, perché ancora siamo nel bel mezzo del terzo, terz'ultimo giorno di gara. Ancora ci sono altri 2 giorni e mezzo di gara. La 4%, tanto altro. Mamma mia, che cosa ci fate? Ci state facendo sognare, ragazzi. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie anche a chi è, diciamo, tra virgolette, ha fallito, tra molte virgolette, perché sei sempre alle Olimpiadi, ci hai sempre provato. Tra chi ha deluso, ecco, più che altro ha deluso. Grazie a tutti, grazie. Mamma mia, Antonella Palmisano, e chi se lo aspettava? Chi se lo aspettava dopo ieri Massimo Stano, anche Antonella Palmisano, bis il successo, regalandoci 2 medaglie d'oro nelle due marce da 20 km. Ragazzi, non ho parole. Antonella Palmisano fa la stessa gara di Massimo Stano, tutto il tempo davanti, a meno 5 km dall'arrivo e ancora lì davanti, in un gruppetto che man mano si stava sgretolando. Si è passati da 15 a 9, a 10 a 9. Giro dopo giro lei le ha messe tutte lì, sempre stata davanti, sempre tra le prime 4 posizioni, insieme alle 3 cinesi, Liu Hong mi ricordo, e Chang o qualcosa del genere, e un'altra che adesso non ricordo. Che gara, a 3 km dall'arrivo ha messo la quinta, ha messo la quinta. Ha accelerato il passo e non ce n'è stata per nessuno. Le ha messe in fila indiana e una a una le ha staccate, le ha indotte ad esagerare. Infatti, molte, la Sena, la Arenas, la cinese, sono state squalificate. Se sono dovute fare 2 minuti nella zona, appunto, squalifica. Le ha messe in difficoltà in una maniera assurda. E c'era anche l'allenatore che in un'intervista ha detto: Antonella non sta bene, ha avuto un problema al nervo, non ha specificato quale nervo, non è nelle migliori condizioni, ma meno male, se no la gara era finita al primo giro. Grazie Antonella, grazie a tutti, non ho parole, non ho parole. Ottava medaglia d'oro, mamma mia, mamma mia. Parliamo minimamente un attimo delle altre 2 italiane. La Giorgi purtroppo nei primi giri si fa squalificare, quindi finisce la gara probabilmente per ultima, e l'altra italiana adesso come si chiama, non mi ricordo neanche come si chiama, mi dispiace, io ho un problema con i nomi, li dimentico. Comunque, mamma mia Antonella, mamma mia, bronzo nel 2017 nei mondiali, non mi ricordo dove li hanno fatti i mondiali, nel 2018, a Doha può essere, no, quelle sono nel 2019, non scusa, voto di memoria, vabbè. Ha vinto tipo di 20 secondi sull'Arenas, che ha dovuto decidere se rischiare di andarla a prendere, di provarci, provare ad andarla a prendere, ma rischiare la squalifica perché aveva già 2 ammonizioni, oppure accontentarsi di un argento olimpico, che è un argento olimpico. Quindi, diciamo, dal nostro punto di vista ha fatto bene, ma penso anche per lei, eh. Meglio arrivare ultima o vincere un argento, che è sempre una medaglia olimpica. Terza invece per la cinese Liu Hong, che diciamo, ha avuto anche fortuna, tra virgolette, perché dietro le due, cioè una cinese mi pare, mi pare che era la brasiliana Sena, sì, la brasiliana Sena quando ormai stava per riuscire, cioè aveva agguantato l'Arenas. Probabilmente avrà esagerato nella marcia e quindi è stata squalificata anche lei per 2 minuti. E quindi la cinese Liu Hong, la favorita della vigilia, si deve accontentare, tra molte virgolette, ripeto,
vincere una medaglia olimpiadi è il sogno di una vita, di ogni sportivo, quindi si deve accontentare, ripetiamolo, tra molte virgolette, di un bronzo. Non lo so. Queste olimpiadi, quest'anno, il 2021, prendiamolo. Cioè, mettiamocelo lì, per sempre, ricordiamocelo. Perché potrebbe non avvenire mai più. Cosa stiamo facendo? Stiamo mettendo le palle in testa al mondo, scusate il francesismo. Le palle in testa al mondo. Cioè, vinciamo tu. Se facciamo qualcosa, abbiamo il 70% di possibilità di andarla a vincere. È assurdo, è assurdo. Io non lo so. Poi, chi me l'avrebbe mai detto? Se alla vigilia qualcuno mi avrebbe detto, vincerete 0 medaglie d'oro dalla scherma e dal tiro. Dalla carabina pure, mettiamoci quello. 0 medaglie d'oro e ne vincerete 4 dall'atletica. 4 medaglie dall'atletica, e avrei detto: cosa? Poi se mi avrebbero raggiunto, mi avessero, che cazzo dico? Se mi avessero raggiunto quelle 4 medaglie dell'atletica, saranno d'oro, solo d'oro. E tu a chi stai prendendo per il culo? E quello continuava, diceva: una di queste sarà nei 100 metri. Figlio, torna da dove sei venuto, per favore, a chi prendi per il culo? Non lo so. 4 medaglie d'oro dall'atletica, tutte d'oro, di cui una dai 100 metri, una da Jimbo, che era mezzo spaccato, aveva fatto come record stagionale, mi pare 2:20, due dalla marcia, cioè un giorno dopo l'altro. Ok, zero dalla scherma, zero dal tiro, zero dalla carabina. Io non ho parole, non ho parole. Abbiamo preso 36 medaglie, ragazzi, 36 medaglie. Abbiamo eguagliato Rio, dopo che fino al giorno 6 ne avevamo solamente una. Dopo il giorno 6 con i pesi leggeri ne avevamo due. Ed era lì, ho detto, vabbè, se arriviamo a 5 con medaglie d'oro, bisogna veramente fare. Bisogna veramente ringraziare qualsiasi cosa. Con Greg che stava male. Con la scherma che ha fatto cagare, ha deluso. Con il tiro che ha deluso. Cioè, 5 era un miracolo. Abbiamo fatto 8. 8! Pensa se Greg non avesse avuto la mononucleosi. Però con i secondi me non si va da nessuna parte. Mamma mia, che bello, che bello, che bello! E non è ancora finita, ma queste Olimpiadi me le ricorderò per sempre. Per sempre! Veramente, i 100 metri. Che ricordi, che ricordi. E ripeto, non è ancora finita. Non è ancora finita. Io non parlo. Perché non parlo? Perché se poi parlo finisce a schifio. Però, ci vediamo più tardi? Ci vediamo più tardi. Like, commento, iscrizione, attivate la campanellina per non perdere nessun nostro video. Passatevi nella nostra pagina Instagram, Mollerino Sport Channel. Seguite le Olimpiadi che purtroppo stanno finendo, mi piange il cuore, su Mollerino Sport Channel che non vi perdete niente. E state con lo sport che non sbagliate mai. Ci vediamo più tardi.